adesso da questo momento Tore va in autonomia. Abbiamo 3 ore, se non vado errato, di autonomia, dopodiché Tore non avrà più il respiratore. A questo punto io vi prego di fare tutto il casino che potete. Siete autorizzati da me, fischiate, mettete la sirena, fate casino. Blocchiamo la strada, dai. No, 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 allora metti la sirena perché noi siamo in... Adesso siamo in allerta, basta. Barbari! Gnocchi! Vergogna! Assassini! La pioggia di questa mattina non li ha fermati. I malati di SLA del comitato 16 novembre Ollus sono tornati qui davanti al Ministero dell'Economia per chiedere a gran voce l'assistenza domiciliare. Se questa volta non riceveranno risposte, si dicono disposti a staccare i respiratori. Quello che possiamo dire è che è uno Stato in completo abbandono, che è uno Stato che non risponde, che è uno Stato che per l'Italia è una vergogna. Oggi non ci, noi, sia noi che tanti altrissimi malati, non ci dobbiamo trovare qua in mezzo alle strade a chiedere un nostro diritto, un'assistenza, la salute, perché è già una croce troppo grossa che noi abbiamo. E loro, come potete vedere in questo palazzo, stanno chiusi, non rispondono, stanno facendo dittatura. È una cosa vergognosa, questo ci fa capire chi ci governa, non ci governa nessuno, questo Stato non è governato da nessuno. Perché siete qui oggi? Siamo qui per rivendicare i diritti che sono previsti da leggi costituzionali, non solo costituzionali, leggi ordinarie di questo Stato, di questa Repubblica cosiddetta democratica, non ultima, il diritto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili. Cosa dice questo articolo? Questa Convenzione dice molto semplicemente che io sono libero di scegliere dove vivere, con chi vivere, con i mezzi necessari e con gli ausili necessari perché io possa essere inserito nella socialità ordinaria. Mancano i mezzi quindi? Non mancano i mezzi, e questo è il punto dello scontro. I mezzi non mancano, perché questi signori che hanno la puzza sotto il naso, noi siamo la puzza, noi puzziamo, noi siamo sporchi, noi siamo cattivi, noi siamo ricattatori. No, non è così. Loro hanno la puzza sotto il naso, loro percepiscono dei begli emolumenti da parte nostra. Non solo, questi cittadini italiani pagano un sacco di tasse, e loro questi soldi li destinano, vuole che sia cattivo, ai papponi della sanità. Fino ad ora non avete ricevuto risposte, oggi hanno addirittura chiuso le porte, come vi sentite? Stiamo qua, andiamo avanti, non ci fermiamo. Siamo con Maria Antonietta, la mamma di Luca. Perché siete qui oggi, signora? Ma lo vede lei stessa, per chiedere i diritti dei malati. Ci sono tanti cartelli, c'è bisogno che lo spiego io. Vogliamo l'assistenza domiciliare e l'assistenza per tutti. Oggi hanno addirittura chiuso le... Hanno chiuso addirittura il portone, mentre le altre volte perlomeno qualcuno ci aveva ascoltato, chiamiamo così, ascoltato. Dicono che sono impegnati per le votazioni della cancelliera. Dicono loro, tanto loro hanno sempre un qualcosa da fare, tranne che ascoltare le persone che hanno veramente bisogno. Vi sentite abbandonati? Molto, moltissimo.